13, 14, 15 agosto. A Mondavio si terrà la 60ª edizione della rievocazione storica Caccia al Cinghiale, e quindi 3 giorni di puro spettacolo. Animeranno il borgo, l'intero borgo, con giocolieri, mercati, antiche arti, spettacoli di tiro con l'arco e la balestra e tanto altro ancora, diciamo. Il 13 agosto l'esclusivo banchetto rinascimentale, che si terrà all'interno del chiostro francescano, è a numero chiuso, addobbato per l'occasione, dove scalchi, ancelle e musici serviranno pietanze cucinate secondo antiche ricette rinascimentali. In contemporanea, nello stesso momento, nel fossato della Rocca, il bivacco. Il bivacco è un luogo deputato al riposo dei soldati, del popolo, è un accampamento militare, quindi c'è tutta un'altra atmosfera. I nostri armati daranno esibizione di tiro con l'arco e la balestra, e ci si potrà rifocillare con pietanze cucinate secondo antiche ricette popolari proprio del Rinascimento. Il 14 e il 15 agosto il nostro programma è veramente ricchissimo, ma l'attenzione quest'anno sarà data l'occasione della 60ª edizione all'arrivo del Duca Giovanni della Rovere a Mondavio. Faremo un breve spettacolo teatrale dove si metterà in scena il fulcro della nostra storia. Il 14 e il 15 il nostro spettacolo, che ha sempre reso unica la nostra rievocazione storica, è il spettacolo Suoni e Luci. Quest'anno il tema sarà Perseo ed Andromeda, le costellazioni dell'amore eroico. 40-50 artisti proprio del gruppo storico di Mondavio, dove arte, storia, cultura, teatro si metteranno insieme con coreografie, proiezioni 3D e, per finire, fuochi d'artificio, creeranno un'atmosfera unica nella cornice della Rocca Roveresca. Il 15 agosto volevo dire che nel nostro corteo avremo anche l'onore di ospitare una delegazione del solenne ingresso di Senigallia. Dunque, un gruppo storico presente che compie anche un importante anniversario. Sì, abbiamo festeggiato sui 2-3 anni fa il nostro 40esimo anniversario del gruppo storico, composto da corteo roveresca, ancelle, balestrieri, arcieri, musici, quindi tutti insieme, e grazie ai nostri volontari Pro Loco Mondavio siamo riusciti a raggiungere questo traguardo del 60esimo anno della nostra rievocazione. Ricordiamo che è comunque una delle rievocazioni più antiche della nostra regione, ma anche d'Italia. Quindi siamo felicissimi, e anche l'aiuto che ci stanno dando i giovani soprattutto durante questa rievocazione non è da sottovalutare in un paese piccolo come Mondavio.